Allora, oggi signori, facciamo un'altra piccola introduzione per YouTube perché ci sta. Abbiamo tanta roba da pullare. Abbiamo tanta roba da pullare. Il Black Friday è molto, molto, è stato molto generoso nei confronti comunque dei giocatori, perché con una cifra minima, che non diciamo ovviamente per evitare flame e roba, però una cifra che comunque non è propriamente altissima, perché non è una cifra altissima, si ha la possibilità di poter ottenere tante pull e tanti vantaggi, che vi faccio vedere prima di cominciare. Innanzitutto abbiamo 7500 gemme rosse, che praticamente mi consentiranno di ottenere 3 pullate dal banner 5 stelle o più garantite del Black Friday, scontate a metà prezzo, più una pull con 5 stelle o più garantita dal banner dei 77 giorni dal rilascio, che comunque è un banner di tutto rispetto, perché comunque sia sono tutte armi nuove fondamentalmente, per cui alla fine avrei preferito l'altro forse in realtà, però c'è questo, quindi ci pulliamo questo. I ticket con 4 armi 5 stelle garantite e poi altri 25 ticket con diciamo pullate normali, perché diciamo i 5 ticket delle 4 stelle più e gli altri 5 ticket non li pullo, aspetto di averne comunque 10 ovviamente. È inutile, cioè vabbè sì, potrei pullare anche a 5 a 5, ma sinceramente non mi va, cioè preferisco avere comunque una base di 10 ticket almeno. E poi ovviamente ci concentreremo sul piatto forte, sperando di essere fortunati e avere più copie possibili dell'arma di Sephiroth, perché una copia la prendiamo dal sesto stamp, però io oltre il costume non vado. Quindi se io non dovessi avere la fortuna di ottenere l'arma di Sephiroth fino al costume e di ottenerne una sola, io tengo quella. Cioè non credo di andare avanti, perché non ne vale la pena. Cioè ricordiamoci che c'è dicembre, ricordiamoci che c'è anche la campagna di Natale, che sicuramente metteranno la campagna di Natale, e bisognerà vedere se ci sarà effettivamente il personaggio nuovo, perché ormai sto personaggio nuovo arieggia da un po'. Quindi la situazione è un po' quello che è. Comunque, io direi a questo punto di cominciare dalla wishlist. Allora, la mia wishlist in questo caso è una wishlist un po' particolare, perché in realtà non so se voglio mantenerla così o voglio cambiarla, dove ho messo praticamente la Murasame di Cloud, perché vorrei effettivamente massimizzare la Murasame di Cloud, l'arma fisica di Sephiroth Vento, semplicemente perché ho la skin e quindi potrei utilizzare un setup fisico con Sephiroth, ma perché io ho pullato la skin, quindi in realtà potrebbe avere senso. Le Tiger Fangs di Tifa, che io ho già trovato ma che vorrei ad overboost, quindi almeno un overboost sinceramente la vorrei trovare. E poi l'arma di Zac, che in realtà potrei anche cambiare, e quasi quasi io la cambierei con un Apocalypse, perché effettivamente io l'Apocalypse non ce l'ho con overboost, ma è comunque un'arma praticamente non elementale, che fa danno fisico ed ha anche un'animazione molto 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 rapida. Quindi effettivamente avere almeno un overboost su quest'arma sinceramente mi andrebbe bene. Di Barrett in realtà mi piacerebbe ottenere l'Assault Gun, ma ho praticamente la staffa di Eris adesso, ho la Mithril Staff, quindi non ho più questo bisogno spasmodico di avere Barrett. Tifa, l'unica sono le Tiger Fangs. Al momento ci sarebbero anche i Lifeguard Wraps, ma spero di poterli ottenere questi dalla pool, diciamo, degli altri banner. Quindi vediamo se effettivamente riusciamo a concludere qualcosa. Di Eris mi piacerebbe l'ombrello, ma per il momento preferisco stare fermo. Vediamo se siamo fortunati. E poi per gli altri ho solo Glenn, che mi interesserebbe, diciamo, la sua arma di Halloween, perché è una buona arma per buffare,
Quindi in realtà Glenn, non ho tante armi buone di Glenn, quindi avere comunque quest'arma che mi consente di essere un supporto sinceramente potrebbe andare bene. Matt ormai non ho più bisogno di niente, perché almeno un overboost su tutte le sue armi principali ce l'ho. Lucia stessa identica cosa, un overboost in tutte le armi principali ce l'ho. E poi Sephiroth ovviamente sarà il nostro principe del banner, però nel momento in cui trovo overboost di queste armi è probabile che io possa modificare le pullate del banner per mettere magari una Sun Umbrella, che un overboost nel Sun Umbrella sarebbe comodo. Però vediamo un po' cosa troviamo dalle altre parti, ok? Vediamo un po'. Vediamo. Ho preso già il weapon ticket, l'ho già preso anche il weapon ticket, quindi non vi preoccupate, ho già anche il weapon ticket preso, quindi diciamo che ho fatto la spesa completa, letteralmente completa. Allora diamo dei ticket normali prima. Era giusto fare un'introduzione doverosa, però andiamo dai ticket normali. Vediamo un po' come arieggia quest'area di Black Friday. Vediamo un po' come profuma. Ecco, già Cloud non vestito da samurai non è il top. Vediamo, siamo ancora fiduciosi. Non demordiamo. Vi ricordo che il video pool uscirà già oggi pomeriggio sul canale. Bene, c'è un Perry però. Il Black Friday comincia bene. Direi che il Black Friday comincia bene. Non si può dire che sia cominciato male. Non possiamo dire che sia cominciato male. Però vediamo che cosa è uscito. Allora, Zack potrebbe essere figo. Ah, la Cutlass. Ah no, l'Arc Sword. Okay, mi sembrava la Cutlass questa. L'Arc Sword, che è quella magica, se non sbaglio. Quindi, va bene. Lucia. Che è il Black Rifle questo. No, Barn Swallow. Madonna, non ne azzecco una. Madonna, scarsissimo. Tu vuoi essere... vuoi essere il riferimento della community? Già mi immagino la gente. Meno male che vuoi fare i video per la community italiana e non sai neanche le armi. Non è colpa mia se sono tutte uguali esteticamente. Glenn, ecco, Glenn sinceramente qua non so cosa ci sia di... Ah, ok, la Iggy Fam. La Jiggy Fam. Ok, questa non è male, perché questa è l'unica arma terra AOE del gioco. E non è male. Non è male, non ci sono armi terra AOE. E soprattutto quando bisogna sconfiggere quei maledetti lucertoloni di merda che sono deboli alla terra, non c'è quasi nessuno praticamente che riesca a fare dei bei danni. Mentre invece Glenn con quest'arma può dare una grande mano. Quindi veramente tanta roba. Ok, altri 10 ticket sempre col metodo giappino, perché noi anche qui utilizziamo il metodo giappino, anche se non è originario di questo gioco il metodo giappino, ma noi lo utilizziamo. Lo utilizziamo perché è giusto che sia così. Il metodo giappino ormai ci accompagna nelle nostre pullate in qualsiasi gioco, ormai è un metodo certificato, almeno per me è un metodo certificato, è un marchio registrato anche, per citare un nostro caro amico. Bene, anche la schivata, una sola, ok, però è Barrett, ok, è Barrett, quindi potrebbe essere l'assault gun, potrebbe essere molto buona, no, invece è una heavy hoser, fighissima, va bene, la Heavy Hoser è una delle armi migliori per Barrett per fare danno, perché è quella che fondamentalmente fa più danno, quindi buona, veramente buona. Ci togliamo subito i 5 stelle? Sì, perché tanto poi le altre sono multi comunque garantite, quindi va bene, dai, andiamo con queste. Queste sono ovviamente garantite 5 stelle, le faccio una a una perché è più bello ovviamente. Skippiamo perché... Allora, Lucia. Ah, ok, questa è la Pulse Gun. La Pulse Gun era quella con l'attacco vento.
Non mi ricordo la pulse gun qual era. Ok, facciamone un altro. La pulse gun non mi ricordo. Era quella ventola pulse gun. Ok, e allora questa ce l'ho, mi sa, full rossa. Mi sa che la pulse gun ce l'ho full rossa adesso, eh. Ah, ha fatto l'animazione, pensavo fosse quella estiva. Invece no, è il gold collar. Pensavo fosse quella estiva, perché quando fa l'animazione in quel modo è perché appunto è un'arma, diciamo, particolare. Ora in questo caso è perché forse non ce l'avevo 5 stelle. Però va bene. Red purtroppo è quello che mi fa più dispiacere trovare. Red purtroppo ha delle armi che non mi piacciono proprio. Ciao Sherpino. Un Cloud. Hard Edge. Madonna mia. Top. Top. Hard Edge top. E questa va a 3 o 4 stelle rosse. Non mi ricordo, 3 o 4 stelle rosse se non mi ricordo male, forse 3, eh? Forse 3. Glenn, va bene, vediamo Glenn. Ah ok, una cosa, l'hardcore squad, che questa è quella difensiva, quella che dà protect, ok. Ma oddio, non... Ok, poteva andarmi peggio, Ciao Dark Knight, buongiorno a te. Dai, non è andata bene, non è andata male. Non è andata male. Allora, vabbè, questi ticket essendo 5 comunque non li andiamo a pullare. Andiamoci a togliere adesso i pull del Black Friday e dei 77 giorni. Allora, io direi di andarci a fare due del Black Friday, poi ci facciamo 77 giorni e poi di nuovo Black Friday per chiudere in bellezza. Quindi, facciamo metodo Giappino al solito. Sì, direi che non è andata male, dai, non è andata male. Ovviamente qui abbiamo una 5 stelle garantite, quindi possiamo tranquillamente skippare l'animazione. Ok, ne abbiamo due. Sephiroth e Glenn. Dai che se Glenn è il pumpkin e Sephiroth è l'altra arma vento, le posso togliere dalla wishlist praticamente. E facciamo spazio per altra roba. Potrebbe essere tanta roba. Ah, vabbè. Glenn piece of cake. Che vabbè, oddio, non è neanche bruttissima la piece of cake. Almeno, se non mi ricordo male, è quella non elementale di Glenn. Quindi, diciamo che non fa né danno né strammo, come si dice dalle mie parti. Sephiroth, vediamo Sephiroth. La Glyred. Ok, vabbè. Speravo qualcosina di meglio, però rip, va bene così. Facciamo sempre indietro, metodo giappino, e ricominciamo, perché noi qua abbiamo... Questa è la seconda pullata. Ovviamente anche qua possiamo skippare l'animazione, perché tanto sappiamo già che almeno una è garantita. Di nuovo Sephiroth e Glenn. Madonna, ma viaggiano in coppia questi due, Cioè, ma si sono messi insieme, cioè... Capisco che loro hanno legato tanto durante la storia, perché Glenn ha questo spirito molto affettuoso. Buonissima! Buonissima la Shinra Blade. Buonissima la Shinra Blade. No, ship no. Ship no. Perché no, non esageriamo. Però hanno questo legame un po'... Diciamo che Glenn è abbastanza affettuoso con quelli che vede, diciamo, più piccoli, più deboli, o comunque sia ha questa sorta di daddy issues, no? Se vogliamo dirlo. Un po' questi problemi di papà, no? I daddy issues. Ok, Glenn... ma di Glenn l'unica che mi interesserebbe è la Pumpkin al momento. E invece no, un'altra hardcore squad. Niente, Glenn mi sta diventando sempre più support praticamente.
Va bene, niente, Glenn ha deciso che vuole fare da support nel mio party, va bene. Cioè, se ti fa piacere, ok. Ok, allora facciamo prima questa qui. Che questa almeno, questa potrebbe essere molto buona. Qui dipende quello che esce, già sappiamo quello che c'è. Perché in base a quello che esce già sappiamo quello che c'è. Speriamo che me ne escano tante. No. Cloud, quindi può essere o la Murasame o la Maritim. O quella nuova di Halloween, credo. Schippo direttamente. E invece è una Murasame. Dai, yeah. E così la Murasame mi va a 4 stelle rosse, se non sbaglio. 4 stelle rosse mi sa la Murasame. Ora li controlliamo tutti gli overboost, non vi preoccupate. Ok, ultima del Black Friday. E ce lo togliamo dalle palle. E poi cominciamo col vero banner. Quello che ci farà disperare un po' a tutti. Qua adesso stiamo facendo la parte bella. Ok, una sola di Zac. Ok. Ah, ok, la type Blade, la type 99, ok. Tra l'altro ne ho trovata due, quindi ho 400 e passa roba. Ok, ok, ok. Direi che adesso siamo nella parte dove soffriremo un po'. Siamo nella parte dove soffriremo un po'. Allora, possiamo fare un po' un check di overboost per ora. Allora, andiamo a fare un check. Allora, ci siamo, banner di Sephiroth. La mia wishlist l'ho già spiegata, ho messo una wishlist un po' particolare semplicemente perché mi interessa avere delle copie almeno singole di quelle armi. Se poi riusciamo ad ottenerne di più, ben venga. Però nel momento in cui ottengo già una Tiger Fang, un'arma di Glenn, un'arma di Sephiroth, eccetera eccetera, le toglierò dalla wishlist. Ok? Sì, facciamo una piccola introduzione all'arma per chi ancora non l'avesse vista o per chi ancora non sapesse che tipo di arma c'è a disposizione. Abbiamo praticamente, anzi l'arma, no aspetta, dov'è che si vedevano? Erano da qua. Sì, era da qua. Dove abbiamo l'arma di Sephiroth, che è un'arma estremamente forte al mio avviso. Probabilmente è l'arma migliore che sia uscito in questo crossover. Tra l'altro la potenza di base è un 340%, che io personalmente pensavo fosse un 260-280, che poi a overboost sarebbe andata a 340. Invece no, parte già di base con un 340%, che non è poco, anche perché considerate il fatto che attacca tutti i nemici e inoltre abbassa praticamente l'attacco magico e l'attacco fisico se Sephiroth ha il 50% più di HP. Però che cosa vuol dire? Che l'attacco magico viene diminuito a prescindere. L'attacco fisico invece funziona con il 50% di HP. Quindi mantenere Sephiroth alto di HP ci consente di avere un doppio vantaggio. Inoltre, la cosa che non potevo immaginare è che quest'arma parte con una potency smid. Che cos'è la potency smid? Ovvero due tacchette di debuff contro la statistica avversaria. Quindi noi abbassiamo praticamente due livelli di attacco magico e attacco fisico per volta, che dura 20 secondi. Non è neanche tanto poco 20 secondi, è una buona durata secondo me, anche perché la durata dell'animazione di Sephiroth non è lunghissima, quindi 20 secondi sono buoni, ovvio, averne di più è sicuramente meglio, perché poi con overboost specialmente, vabbè, qui ora siamo rosa, già va a 26 secondi, con overboost praticamente rosso andremo leggermente più, sarà un 23 possibilmente, sarà 23 secondi, e poi rosa 26, e poi full rosa quanto è? 30, ok, quindi sì, andrà probabilmente a 23 secondi. Ma la cosa importante da sottolineare è che è una base mid, ma qualora chi volesse pullare e volesse maxare quest'arma può andare al sesto overboost con potenza high, quindi praticamente tre livelli, quindi da due si passa a tre livelli, e chi addirittura avrà il coraggio di spendere e portarla al massimo della sua potenza avrà doppio high di base, con un 540% di danno, che è comunque altissimo per essere un attacco AOE, è decisamente alto, ma
ha la possibilità di andare in un full hike, cioè abbassare praticamente tutta tutto l'attacco magico e tutto l'attacco fisico con un unico colpo a tutti i nemici. Cioè, incredibile sta roba. Cioè, Sephiroth diventa, cioè potrebbe diventare un top debuffer per quanto riguarda attacco, cioè anche meglio per esempio di Tifa, perché Tifa per esempio deve fare due attacchi per abbassare attacco magico e attacco fisico, no? Deve fare due abilità. Sephiroth con una sola invece, boom, fa tutto. Quindi praticamente vi risolve il problema. Certo, uno potrebbe dire, ma ad Overboost 10 chi è che ce la porta? Raga, se c'è qualcuno che la porta ad Overboost 10, tanto di cappello, tanto di cappella, tanto di carta di credito, anche fortuna potrebbe essere ovviamente, però... è comunque un fattore che dobbiamo sottolineare. Poi in un commento su YouTube un ragazzo mi aveva anche scritto che probabilmente, essendo questi banner crossover, queste armi del crossover potrebbero spuntare anche nei crossover futuri. E non è un'idea sbagliata, perché potrebbero mettere effettivamente le armi dei crossover precedenti nei crossover successivi, dato che si possono potenziare solo tramite i crossover. Quindi non è un'idea del tutto sbagliata, per cui magari se c'è qualche altro crossover interessante si mettono in wishlist le armi e piano piano si fanno aumentare e piano piano si fanno crescere. Quindi è molto molto buona. Poi come refined abilities ovviamente abbiamo praticamente boost d'attacco magico e boost ability, che vanno bene praticamente per tutti, perché, cioè nel senso, vanno bene per tutti gli attaccanti magici, perché ovviamente il boost d'attacco magico va bene, e il boost ability, che a me piace un po' meno, sinceramente, perché comunque il boost ability è leggermente più basso. È leggermente più basso, cioè il boost di tipologia è più alto, perché va a 5%, 10%, eccetera, eccetera. Qui, ovviamente, essendo che comunque abbiamo un boost sia di abilità magica e abilità fisica, permette comunque sia di potenziare magari quei personaggi ibridi. Quindi quei personaggi che utilizzano sia attacchi fisici che attacchi magici, no? Quindi avere un boost fisso di attacco magico per fare danni magici, ma anche per evitare di non fare danni con gli attacchi fisici. A me non piace in realtà, nel senso, io avrei preferito di qua un boost magic ability per rendere l'arma proprio competitiva solo per gli attaccanti magici, anche perché comunque Sephiroth fondamentalmente per me rimane un attaccante magico, però diciamo che questo è un aiuto da poter dare a tutti. Mentre invece il costume, per chi ancora non l'avesse visto, dà 10 punti di base per HP e boost magic ability point, che questo vi consente praticamente di basare la vostra build magica di Sephiroth anche senza elemento. Cioè Sephiroth, grazie a questo costume, riesce comunque ad avere una buona percentuale di danno magico di qualsiasi elemento. Di qualsiasi elemento. Quindi se voi giocate Sephiroth magico o non elementale o con qualche elemento a parte, perché comunque Sephiroth ha anche le armi che fanno Fire Aga, quindi fa danni fuoco AOE, ha comunque la sua Wing Edge, che è l'arma principale che fa danno ghiaccio, quindi comunque sia Sephiroth è prevalentemente, a mio avviso, un attaccante magico, quindi questo costume gli dà già una forte base, perché 10 punti, come potete vedere, sono praticamente quasi a livello 15, cioè voi siete praticamente a un passo, basta un'altra arma messa come sub-weapon, per esempio un ombrello di Eris come sub-weapon, e arrivate già a un 30% in più di danno abilità magica. L'Arcanum fa 35%, se non mi ricordo male, però solo di quell'elemento, mentre invece in questo caso avete praticamente un 30% però su tutti gli elementi. Cioè, è una cosa incredibile, cioè sto costume per Sephiroth magico è veramente una manna dal cielo. E per me questo costume è fondamentale, perché io Sephiroth lo gioco solo ed esclusivamente magico, e avere questo boost iniziale di 10 punti è tanta roba, è veramente tanta roba. Quindi per me è un pull. Per me è un pull questo banner, c'è poco da fare. È veramente forte. E ripeto, potrebbe essere un bait, perché a dicembre potrebbe uscire chissà quale roba, però ragazzi, come faccio a dire di no? Sephiroth è uno dei miei personaggi più forti, ho la Wing Edge full rosa addirittura. Voi vi immaginate una combo con il mio Sephiroth full edge rosa?
la Kuja Spirit Blade magari come seconda, se voglio utilizzarlo come debuffer, e questa skin o comunque quell'arcanum, dipende la situazione, perché non è detto che quell'arcanum possa sempre essere quella favorita, potrei utilizzare anche questa per boostare gli HP, perché con l'arcanum prendo 35% di danno ghiaccio, che quindi mi permette di essere ancora più forte, ma con le giuste sub weapon io prendo qui un 30% di qualsiasi attacco magico. Quindi posso comunque sfruttare Sephiroth a 360 gradi. Quindi per me vale il pull, perché comunque io su Sephiroth ci ho investito molto, quindi è un personaggio che tengo ad avere forte. Comunque, bando alle ciance, vediamo come andrà questo primo stamp e soprattutto vediamo quale, che cosa si ottiene, vediamo che cosa succede. Ok, partiamo malissimo. Un solo stamp, partiamo malissimo. Speriamo che almeno ci sia una o più armi 5 stelle, perché almeno mi consolo. Ok, Cloud non è samurai, quindi già lo shaft, dopo tutte quelle pullate di prima con almeno le 5 stelle garantite, adesso si fa sentire. Adesso un pochettino si fa sentire. Anche da me si dice nello stesso modo, quindi eccoci, bene. Quindi prima multivuota. Ecco, partiamo malissimo. Però abbiamo preso già l'arma, l'abbiamo presa 3 stelle, quindi la possiamo utilizzare 3 stelle, buono. La possiamo utilizzare già 3 stelle. Dai, dammi qualche stamp in più che... Madonna mia. Uno stampo alla volta, non arrivo neanche al costume, eh? Cioè, ve lo dico chiaro, cioè non ci arrivo. Non ci arrivo manco al costume. Cioè, magari cerchiamo di aumentare un po', ma mettimene 4-5 nelle prossime pull, perché così... Cioè, sono un po' ansiogeno. Una stamp sì, è praticamente da bannare. Ok, però almeno c'è un Perry qui, dai. Consoliamoci. Ed è l'arma di Sephiroth, quindi potrebbe essere l'arma evento, che non sarebbe male. Se cominciamo con l'arma evento, così poi ho la sesta garantita, già è un overboost, quindi potrebbe essere molto buono. Però credo che sia quella, perché altre armi di Sephiroth non mi ricordo di averne messe. Forse ne ho messa un'altra, forse ho messo la Shinra. Quale altra arma avevo messo? No, forse non ne ho... No, oddio. No, ok, è l'arma evento, ok. Ok, va benissimo. Così già sappiamo che al sesto stamp almeno un overboost c'è. Quindi va benissimo. Va benissimo. Al sesto stamp abbiamo già un overboost, che non è poco. Non è poco. Ripeto, a me qua mi interessa il costume in realtà, quindi se magari mi riuscissi a dare qualche stamp in più sarei contento. Ok, 2, va bene 2. Ok, cominciamo ad ingranare un po' di più. Magari dammi un'altra arma di Sephiroth, almeno accontentami da questo punto di vista. Diciamo, bilanciamo la cosa, cerchiamo di bilanciare la cosa. Sarei contento se bilanciassimo la cosa. Vorrei mettere nella wishlist in realtà anche l'ombrello, in realtà, di Eris. Però per il momento sto fermo. Ok, un altro Perry, va benissimo. Ok, Tifa, quindi dovrebbero essere le Tiger Fangs in questo caso, perché... E la possiamo togliere dalla wishlist. Perché a me interessava soltanto un overboost per prendere, diciamo, la percentuale in più, quindi la possiamo togliere. E metto l'ombrello di Eris. Ah, speriamo che sia quella, ma penso di sì, con l'1% da wishlist. Sì, ok, Tiger Fangs. Ottimo. Ok,
Così abbiamo l'overboost e la posso togliere, perché a me interessava soltanto il primo overboost. E mettiamo l'ombrello di Eris, quindi ok. Questa cosa delle wishlist su sto gioco è incredibilmente forte. Cioè, è una di quelle cose che veramente adoro di sto gioco. C'è anche lo shaft in mezzo, che purtroppo è una costante. Ok, altre due, quindi ho l'arma garantita. Ok. Ok, cerchiamo di... Ora, almeno dammi quattro stamp adesso, così... Vabbè, qui possiamo skippare perché tanto già lo sappiamo. Oddio, chi è? Madonna, Glenn! Glenn potrebbe essere la pumpkin. Glenn potrebbe essere la pumpkin, e la pumpkin sinceramente mi va bene anche senza overboost, perché tanto la uso solo per buffare. Non me ne frega avere overboost sulla pumpkin, almeno per ora. Ma con l'1% credo che sia quella. Con l'1% credo che sia quella. Comunque Glenn e Sephiroth sempre in coppia, eh? Cioè, incredibile sta cosa. Sì. Benissimo. Benissimo. Va benissimo. E ora Sephiroth deve essere un'altra l'arma, ovviamente l'arma evento, perché giustamente è quella garantita, quindi eccola qua. Ovviamente. Esatto, eccola qua, l'arma garantita dell'evento. Ok, non lo prendo il pacchetto, fanculo. Eccolo qua, vedete? Già a livello 5, senza bisogno di fare altro. Sì, quasi. La Pumpkin Lampost mi dà praticamente attacco fisico già potenziato mid. Quindi a me sta bene così. È vero che effettivamente dura 30 secondi, e tu dici, minchia, 30 secondi non è poco, perché 30 secondi non è poco. La cosa buona è il boost attacco fisico e il boost ability potencies, quindi diciamo che almeno un overboost in realtà si potrebbe cercare. Fondamentalmente un overboost si potrebbe cercare, quindi per ora la tengo. Per ora la tengo, perché anche un overboost qui potrebbe essere comodo in futuro. E sì, e andiamo avanti. Per il momento le armi wishlist... Io ovviamente esco sia per il metodo Giappino, sia perché controllo la wishlist ogni pull che faccio. Perché è importante. Altri due stamp. Va bene, in teoria se continuiamo così va bene. Sperando che magari l'ultima pull me ne dà 4. Però da un lato è anche meglio, perché magari becco più copie. Non sarebbe male. Non sarebbe male becco più copie, però forse chiedo un po' troppo anche io. Allora, intanto già abbiamo un overboost sull'arma di Sephiroth, giusto? Quindi è già buona così. Cioè, già mi sta bene così. Se ne beccassi un'altra, anche meglio, però. Bella la schivata. Ok, ok. Chi è Zack? Ok, quindi è l'arma quella di Halloween. È l'arma di Zack di Halloween, giusto? Sì, ok. Questa la togliamo dalla wishlist. Abbiamo già 3 overboost con questa, quindi... direi che va benissimo per ora. E metterei la Maritim a questo punto. Anzi no, mettiamo l'Apocalypse. Voglio un overboost sull'Apocalypse, che è veloce, fa danni non elementali, fisici, quindi potrebbe tornarmi utile. Quindi mettiamo quella. Dai, altri 2 o 3 overboost. Cioè 2 o 3 stamp qui. Porca troia. Allora, da un lato, prendere pochi stamp potrebbe essere un bene per ottenere più armi 5 stelle. Ma se tu non ottieni più armi 5 stelle, è uno shaft. Quindi è quella la tensione che ti mette il gioco. Perché se tu prendi uno stamp, però becchi 5 armi 5 stelle, ok, ci sta. Ma se tu prendi uno stamp e non becchi un cazzo, shafti e rosichi. Perché sono 3000 gemme buttate. Ecco, tipo qua per esempio, che è uno shaft. Perché questa è uno shaft. Questo è palesemente uno shaft. Perché dici, va bene, prendo uno stamp, però almeno col piacere... ho speso veramente più di quello che avrei voluto spendere in realtà.
È un peccato, è un grosso peccato. Madonna mia, uno solo. Mi fa male il cuoricino. 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 Ti prego, dammi 4 armi di Sephiroth almeno adesso. Dammene 4. Tutte in una volta, tutte nello stesso pool. 4 armi uguali di Sephiroth. Ok, va bene il Perry, almeno qua, dai. Una sola che è Cloud, ok, quindi o Maritim o Murasame. Se la Murasame la levo. Ah no, l'Apocalypse, scusatemi. Ottima, ottima, ottima. Volevo l'overboost su quella, perfetto. Ok, possiamo mantenere la wishlist così. Se prendo un altro overboost sull'Apocalypse non è male. Però qui mi devi dare 2 stamp, ti prego. Fammi rimanere con ste 10.000 gemme. Fammi rimanere con ste 10.000 gemme, ti prego. Ok. 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 Almeno resto con ste 10.000 gemme. Dai, ok. Ok, va bene, va bene. Basta, è finita l'agonia. Ovviamente, aspetta, il vestito Oddio. Il vestito non credo sia legato alla skin, però. Perché... non me lo ricordo, questo. Red? Ma come fa Red a uscirmi lo stesso? Cioè, mi è uscito Red ancora, nonostante tu... Il fuori piti! Red è la costante fuori piti. Ma è incredibile, Red! Allora, se è la Murasame... Se è la Murasame è full rossa. No, ok. Buono secondo overboost sull'Apocalypse. Vabbè, Red neanche me ne frega che cazzo sei. Fanculo, Red. Peccato. Perché questa poteva essere benissimo un'altra arma di Sephiroth, per esempio. Invece mi è uscito Red. Ok, però la skin ce l'abbiamo. Perfetto. Guarda, va la posa pure tutto... Tutto bello. Che era, tra l'altro, il Leather Collar. Boh, neanche me lo ricordo, sinceramente, che cazzo sia il Leather Collar. Va bene. Allora, l'arma di Sephiroth con un overboost mi accontento. Mi accontento, mi va benissimo. Le altre armi ho fatto degli overboost interessanti. Quindi non direi che mi è andata malissimo. Non mi è andata di gran lusso, perché mi sarebbe potuto andare decisamente meglio. Però direi che per il momento va bene. Direi che per il momento va bene così. Quindi non mi posso lamentare.